Inutile girarci tanto intorno, signore e signori. La Juventus, dopo tre pareggi consecutivi, 3-0-0, tra le altre cose, che fanno poco rumore, ma fanno punti, sono sei tra Roma in casa, Napoli in casa e la trasferta di Empoli che vengono lasciati per strada, perché su un potenziale di 9 punti la Juve ne ha realizzati tre. È vero che è stata imbattuta. Ma tutta questa intro ci porta a dedurre un fattore semplice. La Juventus è sostanzialmente costretta a vincere a Marassi, ovvero Thiago Motta è sostanzialmente costretto a vincere in casa del suo, tra virgolette, Genoa, la squadra che lo ha portato a giocare in Serie A e che lo ha rilanciato alla grandissima, ormai 24enne, nel grande calcio, il grande calcio che poi è passato attraverso l'Inter, attraverso il Paris Saint-Germain, attraverso l'esperienza con la nazionale e vincere sostanzialmente tutto. Thiago Motta era un Gasperini boy, o meglio, è stato Gasperini con un colpo di mano, l'ha raccontato lo stesso Thiago Motta, a cambiare la carriera di Thiago, che si portava dietro un brutto infortunio da Barcellona e che con Gasperini, che un giorno dice: "Senti Thiago, entra". "Ma non so se sto bene". "Entri e mi hai rotto e basta". Infatti va in campo, dice: "Effettivamente ho subito capito che avevo soltanto bisogno di giocare". Ha soltanto bisogno di giocare Douglas Luiz, e questo è un grande tema sicuramente, un tema che tutto sommato è parallelo al tema anche di quanto abbia bisogno la Juve che giochi uno tra Douglas Luiz e Kefren Thuram. Io credo che sarà il momento per rivedere titolare uno dei due. È un ballottaggio a tutti gli effetti, anche perché Cop Miners, McKennie, Locatelli, due giocano e quindi da questo punto di vista quello che sta cercando di armare Thiago Motta è una fase offensiva rinnovata, non nuova, rinnovata, con o senza Dusan Vlahovic, questo a prescindere dalla gara di Marassi, perché di nuovo una settimana full, una settimana piena, 8 giorni da Genoa-Juventus, a Juventus-Cagliari con in mezzo la trasferta di Lipsia. Allora le soluzioni davanti giustamente vengono proposte prima dai media, forse che dallo stesso Thiago, che non è che si mette lì a provare 5 giocatori da centravanti a casaccio. Ho letto McKennie, abbiamo ipotizzato già in estate Nico Gonzalez come vice Vlahovic, di Milik non c'è traccia. Abbiamo pensato, e devo dire questo in maniera forse un po' più pertinente, anche a Kenan Yildiz al Zirkzee. Ma tutto questo è qualcosa che ha a che fare con soluzioni alternative, per non parlare di emergenza, in assenza, per scelta o per fatica, di Dusan Vlahovic, senza prendere in considerazione eventuali nuovi infortuni, anche perché, diciamo, finché ha avuto l'alibi dell'infortunio, della pubalgia e della condizione atletica, Vlahovic è stato sicuramente perdonato dai suoi tifosi. Adesso inizia a esserci un po' di insofferenza allo stadio, come sui social, come qui con i messaggi che ci mandate. Quindi da questo punto di vista non ci sono più tante, come dire, possibilità di chiamata per Dusan, evitando per lui di iniziare ad andare davvero di traverso alla critica e alla tifoseria in maniera che poi diventa quasi irreversibile, perché quando sei alla Juventus funziona così. Kenan Yildiz può giocare più vicino a Vlahovic, non è alternativa a Vlahovic, tra tutti è quello che può fare il vice Vlahovic, perché è il più attaccante di tutti. È chiaro che in questo momento ha delle energie che gli permettono di fare 70 metri di campo sempre, di puntare uno, due, tre uomini sempre, comunque vada, e anche la testa per farlo, perché se sbaglia ci riprova e magari spesso vediamo che ci riesce. Ma il fattore può essere quello di avvicinare Yildiz a Vlahovic. Chissà se già Marassi potrebbe essere il momento per vedere questo esperimento, mentre Cop Miners non va tagliato fuori dalla manovra, quindi l'abbiamo visto molto defilato, molto decentrato nel secondo tempo con il Napoli, l'abbiamo visto molto avanti nelle prime apparizioni, molto avanti in campo, quasi proprio da seconda punta, anche perché non veniva premiato dalla condizione, quindi Thiago aveva pensato di usarlo chiedendogli meno sforzo e meno corsa. Ma Cop Miners deve stare al centro delle vicende della Juventus nella metà campo avversaria, come Douglas Luiz o Thuram, eccolo di nuovo il ballottaggio, devono stare al centro delle vicende della Juventus, uno dei due. Deve venire fuori, non c'è niente da fare quando il pallone è nella metà campo della Juventus. Ovviamente mi riferisco al possesso palla, perché in non possesso regna al momento questo Locatelli, Locatelli che
si è ripreso sicuramente, ecco, non so se si sia ripreso la Juventus, ma si è preso la fiducia, questo sì, dei tifosi. Ricordiamo, Manuel Locatelli viene fischiato sonoramente, non solo in alcuni sprazzi della scorsa stagione, ma viene fischiato sonoramente, siamo in pieno agosto, nella festa di famiglia contro la partita, diciamo, contro la Next Gen allo stadio. Al primo errore, dal primo all'ultimo errore, sbavatura. È cambiato il mondo per lui e deve approfittarne. Per il resto, ovviamente, si tratta di, lo dicevo prima, di tornare a vincere. Non c'è gioco che tenga in questo specifico caso, per poi è chiaro che la struttura della Juve di Thiago è diversa dalla struttura della Juve di Allegri. I numeri magari ci fanno pensare che ci sia un trappolone da questo punto di vista, che quindi stare qua a fare sempre il discorso dei giochisti o dei difensivisti sia un errore, e lo è, ma la misura di una Juventus che, qualora non riuscisse a passare Amarassi e vincerla, sarebbero 4 partite di fila senza vittorie, e questo sposterebbe, ne sono convinto, quelli che oggi sono i titoli, tutti con il posti col dubbio, con l'interrogativo, se non addirittura con come dire, il pessimismo che ne conviene, tutti per Dusan Vlahovic. Se la Juventus non vince a Genova, questi titoli cambiano il soggetto, è questo che dico, e può diventare un banco pericoloso, cioè non c'è più Vlahovic nei titoli, la Juve non vince a Genova, c'è Thiago Motta, è inutile girarci intorno, quindi io credo che da questo punto di vista la settimana che la Juventus sta affrontando è una settimana di grande consapevolezza, da questo, sotto questo profilo, la partita non è per nulla banale, oltretutto Genoa è stato eliminato in maniera, tra virgolette, drammatica in Coppa Italia nel derby della Sampdoria, arriva avvelenato, arriva forse anche un po' piegato, sicuramente affaticato, e la Juve ne deve approfittare, deve andare a vincerla a prescindere, anche se, lo dico, Juve-Roma e Juve-Napoli non sono due pareggi uguali, sono uguali perché sono 2-0-0, sono uguali perché ti danno un punto, ma la evoluzione, il modo di stare in campo della Juventus è sicuramente visibile e tangibile, che questa produca subito, nell'immediato, un effetto domino positivo, beh, già le prossime 3 partite, includendo la trasferta dura di Lipsia, ci daranno delle risposte. Il gruppo ritroverà Francisco Conceição, se non per Genova, per la trasferta di Champions. Il gruppo sa di avere degli elementi in più, su cui, onestamente, neanche Giuntoli contava realmente mentre faceva il mercato. Parlo di Samuel Bangula, parlo di Nicolò Savona, che tra l'altro ha recuperato dall'infortunio, parlo del fatto che adesso ritrova anche Gatti dopo lo stop contro il Napoli, forzato da un problema a caviglia. Il gruppo deve ritrovare, per esempio, anche risorse in Nicolò Fagioli, ritroverà anche Caval, per dire che, ovvio, noi siamo concentrati lì su Vlahovic e vice Vlahovic, ci abbiamo fatto anche mezzo video adesso. Ma non si può dire che Thiago non abbia le scelte. Le scelte ci sono. Non si tratta di sbagliarle o non sbagliarle, ma usarle nel modo più giusto per gli obiettivi che ha la Juventus. E sicuramente l'obiettivo prossimo è tornare alla vittoria. A Genova, campo ostico, ma si può fare, si deve fare. Commentate anche voi. Un saluto a tutti.